Eh, veramente volevo ringraziarvi, volevo ringraziare Dalila, ma anche i relatori, perché sono felice. Cioè, finalmente ho sentito parlare di, in, questo, in questo spazio no? di qualcosa che è inimmaginabile, come diceva. Eh, più che domande eh, sono delle riflessioni che voglio condividere che potrebbero diventare spunto vabbè prima di tutto eh, io credo mh, quando hai cominciato a parlare del pensiero del cuore di Hillman no? eh, io penso che la vera rivoluzione in questo momento storico è ricominciare a sentire perché credo che mh, quello che mi, 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 per me è terrificante è questo scollamento, cioè il processo di alienazione compiuto al 100%, cioè tutto è fuori, niente è più dentro. Questo scollamento per cui io credo che noi che siamo nelle istituzioni dovremmo chiederci no, che cosa possiamo fare per cercare di, mh, eh, di lavorare per ri, ri, ricominciare a, a rimettere in contatto le persone tra di loro, no? perché è come se tutti avessero questa separazione, tutto testa e niente più entra dentro, niente più va nel cuore, niente più si sente. E, e quindi parlavamo di velocità. Io credo che questa velocità ehm, sia funzionale, perché per sentire bisogna rallentare. E quindi se tutto è veloce, se tutto viene fatto così velocemente, inevitabilmente la gente si scolla, cioè il processo di alienazione è perfetto e quindi si può robotizzare l'individuo, si possono diventare tutti dei piccoli robot. E, eh, e poi fare, procedere. Io mh, lavoro all'università, quindi io negli anni ho visto proprio la trasformazione di questi studenti sempre più robot, sempre meno critici, eh, sempre più performativi e che anche quindi sempre più, meno interessanti, meno stimolanti no, per noi docenti. Allora mh, io eh, pensavo appunto che eh, mh, ci, ci sono un mare di spunti di, di, eh, di, 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 di tutto quello che avete detto, cioè il fatto che in realtà, in in questo momento storico noi stiamo, stiamo affrontando anche un cambiamento epistemologico da un pensiero binario a un pensiero complesso e io credo che, per esempio, un altro spunto di un altro seminario potrebbe essere conflittualità e denuncia. Perché io credo che quello che per esempio per noi in Movimento 5 Stelle è una, un grande tema, no? come non entrare nel conflitto. Perché il conflitto è, il, eh, è, è proprio eh, il pensiero binario, è proprio il liberismo che lo cerca. Ci vuole mettere uno contro l'altro per togliere la complessità, per non farci approfondire, per porci tutti i nemici, no? perché così poi trionfa. Eh, trionfano le regole esterne e trionfa tutto il resto. Allora riuscire a trovare mezzi eh, di denuncia ehm, che vadano al di là del, della conflittualità e soprattutto del nostro comportamento nelle istituzioni. Perché io credo che noi scasseremmo veramente nel momento in cui noi procediamo cercando relazioni, cercando persone, non eh, andando al di là di quelle, di quelle barriere nelle quali ci vogliono stare per ridurci e per ridurre proprio la nostra complessità. E poi, giusto, un'altra piccolissima cosa quando parliamo appunto eh, anche un'altra riflessione del, eh, dell della rivoluzione fisico-telematica. Eh, è molto importante, però non molti di voi me lo insegnano, cioè la comunicazione è per il 93% non verbale. Tutto quello che passa è quel sentire che è la nostra verità viene dal non verbale. Quindi riuscire ehm, a, eh, a riappropriarci di questo fisico, della fisicità, del sentire e della trasmissione. Eh, di, appunto di questa connessione necessaria io penso che questi sono i binari e gli spunti di questa rivoluzione che dobbiamo iniziare a fare grazie veramente